Benvenuti a voi che avete scelto di essere qui nella 26esima giornata della memoria dell'impegno a ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una scelta importante anche perché con la mafia, l'illegalità, la corruzione bisogna decidere da che parte stare. Non ci si può convivere. Quindi dobbiamo fare una scelta alta, consapevole e che ci conduca a un futuro diverso, creato per condividere la bellezza, la giustizia, piuttosto che inseguire l'ignoranza delle mafie. Collegno ha avuto l'opportunità di partecipare a tutte queste giornate, quindi 25 anni, 26 edizioni, in tante piazze del nostro paese a scandire i nomi delle vittime innocenti delle mafie. È importantissimo ricordare e far riecheggiare questi nomi in tutto il paese. Anche qui a Collegno abbiamo tante occasioni per ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rita Atria, Falcone Borsellino, a cui sono dedicati i parchi della nostra città. Un modo per dire non siete morti inutilmente. Siamo qui tutti i giorni a ricordare i vostri nomi e il vostro impegno, un impegno che ci deve unire tutti in un giorno di primavera. Quest'anno abbiamo deciso di anticipare anche al 20 di marzo le occasioni di celebrazione, ma soprattutto il ricordo delle vittime per consentire poi tutti quanti, in maniera anche a distanza, ma convinta, di partecipare il 21 alla giornata, della memoria e dell'impegno. Quindi tutti insieme, ancora, anche se distanti, siamo uniti nella lotta alla illegalità e alla corruzione e a tutte le mafie di questo paese e del mondo. È un impegno che ci dobbiamo prendere, è un impegno che nasce anche dalla conoscenza e dall'educazione, che è assolutamente primaria per sconfiggere quello che è un cancro della nostra società. Da Collegno, da tutte le città, dai comuni, dai borghi della nostra bella Italia, diciamo insieme no alle mafie. La giornata della memoria e dell'impegno del 21 marzo oramai è un appuntamento tradizionale per la città di Collegno e per il nostro paese. È estremamente importante perché è una giornata di ricordo delle vittime della mafia, delle vittime che sostanzialmente sono state uccise perché hanno denunciato il malaffare, hanno denunciato l'illegalità. Ma anche una giornata appunto della memoria e dell'impegno. Impegno perché? Impegno perché la mafia è un fenomeno che pervade ogni aspetto della nostra società, lo pervade anche se magari noi non ce ne accorgiamo e noi dobbiamo costantemente essere protagonisti di una rinascita della coscienza civile per far sì che ognuno di noi rinneghi l'illegalità in ogni ambito della propria vita, rinneghi il favoritismo, il cercare di fare carriera o di trovare lavoro o di avere vantaggi tramite le conoscenze, tramite appunto i favoritismi. Faccia in modo che la giustizia sociale, la ricchezza nella fatica del lavoro siano al centro della nostra società, perché la mafia riesce ad insinuarsi quando lo Stato non c'è, riesce ad insinuarsi quando non si è abbastanza attenti ai bisogni delle persone, quando non si è abbastanza attenti a creare una società più giusta. La nostra città ha voluto anche quest'anno, anche in un periodo così difficile, anche in un periodo così complicato, dove non ci si può incontrare fisicamente, dove non possiamo mandare una delegazione di ragazzi del servizio civile e cittadini attivi alla marcia del 21 marzo, che organizza ogni anno Libera, assieme a Avviso Pubblico, la nostra associazione dei comuni contro le mafie, ha deciso, assieme a tantissimi altri comuni in tutta Italia, di ricordare appunto queste vittime, di ricordare il nostro impegno per questa battaglia sociale, per questa battaglia di giustizia, tramite
tramite appunto una serie di eventi. Sicuramente un evento importante è la lettura dei nomi delle vittime contro la mafia, che ci sarà appunto a seguire di questi video. Un altro appuntamento estremamente importante sarà questo pomeriggio alle 17, sempre appunto sulla pagina Facebook della città di Collegno, ma anche su quella del progetto del progetto Collegno Giovani, con appunto un'intervista e la possibilità di interagire con Pino Masciari, testimone di giustizia e anch'esso perseguitato dalla mafia Cosa Nostra in Sicilia, ormai imprenditore presente in Piemonte da tantissimi anni. Se chi vuole partecipare, vuole interagire con Pino Masciari, lo può fare iscrivendosi al sito dell'Informa Giovani della città di Collegno, informagiovani@comune.collegno.to.it. Un appuntamento estremamente importante per poter interagire con chi ha denunciato, con chi ha avuto un approccio anche concreto e estremamente diretto con la mafia, con i suoi adepti, e ha avuto la forza e il coraggio di denunciare. Buongiorno a tutti, intanto volevo ringraziarvi tutti quanti per aver partecipato alla giornata del 20 marzo. Ringrazio il sindaco Francesco Casciano, l'assessore Matteo Cavallone, il presidente del consiglio Wanda Bernardini, tutti i consiglieri e la giunta comunale, compreso il consiglio dei giovani, le associazioni, la fabbrica della pace, che hanno voluto partecipare a questa bellissima iniziativa. Io sono un referente di Avviso Pubblico, un'associazione che è composta da enti, soprattutto per enti locali. Ci occupiamo di legalità, di anticorruzione, quindi stiamo organizzando anche in questo periodo purtroppo a causa del coronavirus, degli incontri online, soprattutto per gli enti locali. Quello che abbiamo dovuto fare quest'anno è purtroppo una manifestazione in remoto, online, perché visto il problema del coronavirus, questo è un periodo in cui non dobbiamo abbassare la guardia, quindi dobbiamo essere sempre sul pezzo. La criminalità organizzata è sempre dappertutto, è ramificata in tutta Italia, e quindi non dobbiamo mai abbassare la guardia. Quello che facciamo adesso è oggi leggere i nomi di più di 1000 persone che sono morte, per far sì che questo cancro che abbiamo non venga mai dimenticato. Vorrei concludere il mio intervento con una frase di Don Luigi Ciotti durante la giornata della memoria del 21 marzo del 2019, a Padova, di fronte a circa 50.000 persone che sfilavano per le vie della città. Combattere la mafia non è solo un dovere dello Stato, ognuno può dare il proprio contributo. Non dobbiamo temere di alzare la voce quando i molti scelgono un prudente silenzio. Nocera, Giorgio Verdura, Emanuele Notar Bartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Gio Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangara, Costantino Stella, Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Nicolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel,
Stefano Caronia, Calogero Faldetta, Carmelo Minardi, Salvatore Varsalona, Giuseppe Zaffuto, Castrenze Ferreri, Salvatore Mineo, Gaetano Circo, Pietro Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna, Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuderi, Carmelo Lobrutto, Biagio Pistone, Antonino Ciolino, Antonio Mancino, Santi Milisenna, Andrea Raia, Calogero Comaianni, Filippo Scimone, Calcedonio Catalano, Agostino D'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele Di Miceli, Mario Paoletti, Rosario Pagano, Giuseppe Scalia, Giuseppe Puntarello, Giorgio Comparetto, Angela Talluto, Raffaele Miceli, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinque Palmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli, Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Giovanni Severino, Filippo Forno, Giuseppe Pullara, Nicolò Azzotti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscone, Pietro Loria, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Giovanni Labrocca, Vincenzo Amenduni, Vittorio Levico, Giuditta Levato, Accursio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clesceri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza, Castrense Intravaia, Vincenza La Fata, Serafino Lascari, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Michelangelo Salvia, Giuseppe Casar Rubea, Vincenzo Loiacono, Giuseppe Maniaci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Geronazzo, Epifanio Lipuma, Placido Rizzotto, Giuseppe Letizia, Calogero Cangelosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Giuseppe Zapponi, Giovanni Tasquier, Vita Doran Gricchia, Vincenzo Campo Ingrao, Carlo Guarino, Vito Guarino, Francesco Gulino, Candeloro Catanese, Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini, Pasquale Marcone, Armando Lotto, Sergio Mancini, Antonio Pubusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Aloe, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Francesco Butifar, Leonardo Renda, Antonio Sanginiti, Provvidenza Greco,
Domenica Zucco, Filippo Intiri, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnuolo, Pasquale Almerico, Antonio Pollari, Vincenzo Di Salvo, Giovanni Russo, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, Antonino Damanti, Cosimo Cristina. Paolo Buongiorno, Antonino Giannola, Paolino Riccobono, Enrico Mattei, Giacinto Puleo, Giovanni Marchese, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzaro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio, Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Cosimo Gioffrè, Carmelo Battaglia, Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Orazio Costantino, Giovanni Domè, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Cacicia, Rosa Fazzari, Andrea Cangemi, Nicolina Mazzocchio, Letizia Palumbo, Adriana Vassalla, Annalise Bort, Angelo Casile, Franco Scordo, Gianni Aricò, Luigi Lo Celso, Pietro Scaglione, Antonio Lo Russo, Vincenzo Riccardelli, Antonella Valenti, Agostino Aiello, Rocco Gatto, Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Bonincontro, Donald McKay, Mariangela Passiatore, Adriano Ruscalla, Michele Germanò, Ugo Triolo, Peppino Impastato, Antonio Esposito Ferraioli, Salvatore Castelbuono, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Cappuccio, Fortunato Furore, Augusto Rancillo, Pasqualino Perri, Alfonso Sgroi, Filadelfio Aparo, Mario Francese, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Boris Giuliano, Calogero Di Bona, Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Antonino Tripodo, Rocco Giuseppe Barillà, Carmelo Di Giorgio, Primo Perdoncini, Baldassarre Nastasi. Orlando Legname, Piersanti Mattarella, Giuseppe Valariotti, Emanuele Basile, Giannino Losato, Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Ianni, Domenico Benedentano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rossetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci, Graziella De Palo, Italo Toni, Antonio Collista, Adermo Fossati, Silvio De Francesco. Onofrio Valvola, Angelo Di Bartolo, Annunziata Pesce, Lucio Ferrami, Luigi D'Alessio,
Rosa Visone, Nicolò Piombino, Antonio Salzano, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Antonio Valenti, Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto, Silvano Franzolin, Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavora. Antonino Burraffato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Calogero Zucchetto, Carmelo Cerruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Mormile, Luigi Caffiero, Antimo Graziano, Gennaro De Angelis, Anna Maria Esposito, Antonio De Rosa, Elio Di Mella. Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Giovanni Gambino, Francesco Borrelli, Alfredo Agosta, Francesco Panzera, Vincenzo Enea, Giovanni Canturi, Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Maria Maesano, Pompeo Panaro, Bortolo Pesce, Attilio Pesce, Filippo Scotti, Luigi Gravina, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Pasquale Mandato. Salvatore Pollara, Mario D'Aleo, Giuseppe Monmarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinnici, Salvatore Bartolotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi, Sebastiano Longi, Francesco Imposimato, Domenico Cegliento, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunito, Salvatore Zangara, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo, Luigi Cangiano. Susanna Cavalli, Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Giovanni Calabrò, Michele Brescia, Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi, Salvatore Mele, Bruno Adami, Giuseppe Gatino Cannavò, Paolo Signorino, Agostino Mastro di Casa, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglialatela, Sergio Cosmai. Giuseppe Carboni, Barbara Rizzo Asta, Salvatore Asta, Giuseppe Asta, Beppe Montana, Antonino Cassarà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone, Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Giuseppe Macheda, Mario Diana, Marco Padovani, Gianluca Canonico, Domenico De Maio, Angelo Biscardi. Amedeo Damiano, Giovanni Selis, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Grazia Scimè, Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girolamo Marino, Aniello Cordasco, Giulio Capilli, Pietro Ragno, Abed Magnami, Raffaele Antonio Talarico. Michele Virga, Giuseppe Mascolo, Francesco Salzano, Gianfranco Trezzi, Domenico Carabetta, Walter Briatore, Roberta Lanzino, Francesco Crisopulli, Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone, Nicola D'Antrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonino Agostino, Ida Castelluccio,
Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone. Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonino Agostino, Ida Castelluccio, Domenico Calviello, Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi, Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tizian, Jerry e San Maslo, Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Piromalli, Claudio Volpicelli, Andrea Cortellezzi, Antonio Donufrio, Vincenzo Medici, Giuseppe Tallarita. Vincenzo Medici, Giuseppe Tallarita, Nicola Gioitta Iachini, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragni, Giovanni Bonsignore, Antonino Marino, Rosario Livatino, Alessandro Roberto, Francesco Berto, Andrea Bonforte, Giovanni Trecroce, Saverio Pulito, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcello, Elisabetta Gagliardi, Vincenzo Miceli, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripoli, Pietro Caruso, Nunzio Pandolfi, Arturo Caputo, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciacca, Giuseppe Marnalo, Stefano Volpe, Francesco Oliviero, Cosimo Durante, Angelo Raffaele Longo, Raffaella Scordo, Calogero Lapiana, Antonio Nunez, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbalace, Marcella Di Levrano, Sergio Esposito. Tobia Andreozzi, Antonino Pontari, Piero Carpita, Luigi Recalcati, Giuseppe Sottile, Luigi Volpe, Nicola Ciuffreda, Antonio Cezza, Cristina Pavesi, Salvatore Pellegrino Pratella, Valentina Guarino, Angelica Pirtoli, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cordopatri, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone, Nicola Soverino, Andrea Sabucca, Domenico Randò, Giovanna Sandra Stranieri, Antonio Scoppellitti, Libero Grassi, Fabio De Pandi, Giuseppe Aliotto, Antonio Rampino, Silvana Foglietta, Salvatore D'Addario, Renato Lio, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano, Stefano Siragusa, Alberto Varone, Vincenzo Salvatori, Serafino Ogliastro, Giuseppe Grimaldi, Salvatora Tieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti. Nunziante Scibelli,
Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdo, Gaspare Palmeri, Ignazio Aloisi, Onofrio Addesi, Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Malgeri, Antonino Lodovico Bruno, Cirino Catalano, Michele Cianci, Domenico Bruno, Giovanni Cento, Filippo Parisi, Cosima Valente, Domenica Pruzzese, Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Antonio Russo. Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo, Giuliano Guazzelli, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddy Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora, Luigi Sapio, Egidio Campagnello, Pasquale Di Lorenzo, Giovanni Panunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Antonio Tamborino, Mauro Maniglio, Raffaele Vitiello, Emanuele Sauna, Giovanni Lizio, Antonio Di Bona, Giovanni Carnicella, Antonio Muto, Pasquale Auriemma, Pasquale Pagano, Paolo Coviello, Vincenzo Costa, Stefano Ceratti, Matteo Toffanin, Giuseppe Coletta, Alfio Camillo Giuga, Beppe Alfano, Lollò Cartisano, Pasquale Campanello. Vincenzo Danna, Vincenzo Vitale, Gennaro Falco, Nicola Raimondino, Domenico Nicolò Pandolfo, Maurizio Estate, Fabrizio Nencioni, Angela Fiume, Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Dario Capolicchio, Domenico Nicitra, Carlo La Catena, Stefano Picerno, Sergio Pasotto, Alessandro Ferrari, Mustafir Driss, Pino Puglisi, Raffaele Di Mercurio, Andrea Castelli, Angelo Carlisi. Calogero Zaffuto, Riccardo Volpe, Antonino Vassallo, Francesco Nazzaro, Giorgio Vanoli, Luigi Iannotta, Antonino Spartà, Salvatore Spartà, Pietro Vincenzo Spartà, Giuseppe Marino, Antonio Mazza, Fabio Garofalo, Michele Molfetta, Diego Passafiume, Giuseppe Sapienza, Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Peppe Diana, Ilaria Alpi, Miran Hovati, Luigi Bodenza. Maria Teresa Pugliese, Giovanni Simonetti, Salvatore Bennici, Francesco Maniscalco, Nicolas Green, Melchiorre Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Mazzola, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro, Palmina Scamardella, Antonio Novella, Francesco Aloi, Francesco Bruno, Saverio Liardo, Antonio D'Agostino, Angela Costantino, Carmelo Magli, Rosario Mauriello, Muru Sinan Guacu. Francesco Marcone, Serafino Famà, Gioacchino Costanzo, Peter Ivule Ungedeche, Fortunato Correale, Antonino Buscemi, Giuseppe Montalto, Giuseppe Cilia, Claudio Manco, Antonio Brandi, Gianmatteo Sole, Genovese Pagliuca,
Pietro Sanua, Pierantonio Sandri, Giuseppe Giammona, Giovanna Giammona, Francesco Saporito, Natale De Grazia, Cesare Boschin, Michele Ciarlo, Marcello Palmisano, Giovanni Carbone, Giuseppe Di Matteo, Francesco Tammone, Giuseppe Puglisi, Anna Maria Torno, Giovanni Attardo, Davide Sannino, Santa Puglisi, Salvatore Botta, Salvatore Frazzetto, Giacomo Frazzetto, Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Rosario Ministeri, Calogero Tramuta, Celestino Fava, Antonino Moio, Raffaele Pastore, Antonino Polifroni, Salvatore Manzi, Concetta Matarazzo, Michele Cavaliere, Francesco Giorgino, Nicola Melfi, Luigia Esposito, Giuseppe La Franca, Ciro Zirpoli, Giulio Castellino, Agata Azzolina, Raffaella Lupoli, Silvia Ruotolo, Angelo Bruno, Francesco Marzano, Andrea Di Marco, Ambrogio Mauri, Vittorio Rega, Augusto Moschetti, Luigi Fanelli, Michele Lerna, Incoronata Sollazzo, Maria Incoronata Ramella, Erilda Zausci. Salvatore De Falco, Rosario Flaminio, Alberto Vallefuoco, Giuseppina Guerriero, Luigi Ioculano, Domenico Geraci, Antonio Condello, Maria Angela Ansalone, Giuseppe Maria Biccheri, Giuseppe Messina, Graziano Montoni, Giovanni Gargiulo, Giovanni Volpe, Orazio Sciascia, Giuseppe Iacona, Davide Ladini, Saverio Verace, Antonio Ferrara, Salvatore Ottone, Rosario Salerno, Stefano Pompeo. Filippo Basile, Viso della Rai, Matteo Di Candia, Vincenzo Vaccaro Notte, Luigi Pull, Raffaele Armesano, Rodolfo Patera, Ennio Petrosino, Rosa Zaza, Anna Pace, Marco De Franchis, Francesco Salvo, Elisa Valenti, Antonio Lippiello, Salvatore Vaccaro Notte, Antonio Sottile, Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotti, Francesco Scerbo, Giuseppe Grandolfo e Lollò Cartisano. Lollò è il padre di Deborah Cartisano, che per alcuni anni è stata la nostra concittadina collegnese e che in Calabria, tornata a Bovalino, ha poi vissuto il dramma dell'agguato subito dai suoi genitori. Sua mamma, lasciata legata in un fossato sul ciglio della strada per la notte intera, e suo padre trattenuto in sequestro nelle montagne di Aspromonte, nella Locride, oltre San Luca. Per 10 anni, pur avendo pagato il riscatto, non se ne sono trovate più tracce, finché la famiglia si vede recapitare una lettera: «Sugnu u carcereri e vostu maritu». Eccovi la sua testimonianza. Carcerieri vostro marito, io sono di fronte a Dio pentito, devo dire una cosa importante, mi sono pentito ora me azioni e capisco la vostra sofferenza, quindi non riesco più a tenermi questo peso, voglio che almeno potete avere i ossi vostro marito.
quando si passa davanti all'insegna, all'Ollofoto, si ha un'immagine di mio padre forte, di uomo libero, che proprio per questa terra ha dato anche la vita, perché non si è piegato, non ha voluto piegarsi all'andrangheta, puro come il suo ideale di essere libero e di lasciare a noi anche questa libertà. Mio padre era una persona molto semplice, era un fotografo che prima era stato un calciatore, ecco, per tanti anni aveva giocato, era stato anche nella Spezia, aveva avuto una bella carriera. Era stato chiamato dalla Spezia la Freccia del Sud, perché appunto era un formidabile attaccante, segnava tantissimo, tant'è che la Spezia appunto nel centenario lo ha voluto ricordare con un'immagine, un servizio su di lui. Il richiamo di Bovalino per mio padre è stato forte, perché quando la carriera finisce vuole ritornare a vivere qui. Aveva già conosciuto mia madre e lei lo fa appassionare alla fotografia, quindi insegna lei, una donna, insegna a mio papà l'arte della fotografia, che poi sarà la sua grande passione per tutta la vita, perché mio padre era un fotografo sempre. Ricordo i primi rullini fotografici sviluppati insieme nella camera oscura per ore, quando io avevo circa 12 anni, e proprio in questo studio arriva una lettera che mio padre straccia immediatamente, si arrabbia con il postino perché era una richiesta di pizzo. La riceve per due volte, ci incendiano una macchina e poi decide di andare alla polizia. Assieme alle forze dell'ordine fa arrestare quei due ragazzi, 19 e 16 anni, ed era l'inizio di una carriera, e quindi per un modo per entrare in una famiglia, perché non erano parte di una famiglia, volevano entrarci. Chissà, io spero che mio padre abbia fermato quella carriera. Il primo controllo del territorio è proprio il pizzo, dopodiché sono nati i sequestri. In quegli anni iniziano i sequestri e Bovalino diventa lo scenario principale. Se penso all'andrangheta mi viene in mente proprio una cappa di dolore e paura che c'è stata imposta per anni e che, sebbene adesso si sia un po' rarefatta, ha soltanto cambiato aspetto. È proprio adesso ormai una mentalità, quindi più difficile da combattere. Io semplicemente, scendendo da casa per venire qui, io abitavo a pochi passi da questo studio, arrivavo davanti all'hotel Orsa Sud, che da hotel di turisti, per i turisti, è diventato negli anni il luogo dove il corpo speciale dello Stato, in APS, il corpo antisequestri, era stato ubicato per contrastare il fenomeno. Era così, crescere a Bovalino era come attraversare, vivere in un paese in guerra. C'erano gli elicotteri e ogni sei mesi, quando ovvero iniziava un nuovo sequestro. Abbiamo fatto la prima manifestazione contro i sequestri di persona nella Locride, ed era appunto il 24 luglio, il giorno dopo, ed è stato un momento bellissimo, forte. La comunità è scesa in piazza, tanti dei sequestrati erano in quel corteo. Dopo 18 sequestri di persona, la Commissione Nazionale Antimafia viene per la prima volta a Bovalino. Quindi non erano bastati tutti quei sequestri di persona. La società civile, i ragazzi che scendono in piazza, invece richiamano poi lo Stato. 10 anni dopo esattamente arriva una lettera anonima di uno dei suoi sequestratori, quello che si è definito il suo carceriere, la persona che lo accudiva, che a un certo punto si pente di questa azione, si pente di quello che ha fatto e vorrebbe un futuro per i suoi figli, un futuro diverso. Dice nella lettera che quando passa davanti al nostro negozio non ha il coraggio di guardarci e fa in modo, va nel luogo preciso e mette dei segnali che aiuteranno poi le forze dell'ordine. Dopo 3 giorni di lavoro, queste forze dell'ordine trovano il corpo di mio padre, e c'è da dire che tra quel gruppo di poliziotti ci sono quelli che 10 anni prima lo avevano cercato.
che non sono tornate a casa per 3 giorni, sferzate dal loro comandante, che gli diceva: se non trovate Lollò non tornate a casa questa sera. Finalmente mio padre ha avuto una degna sepoltura, anche se lui per me rimane a Pietracappa. E Pietracappa è un momento fondamentale, secondo me, anche per il movimento antimafia calabrese, perché abbiamo unito tantissime persone hanno fatto il percorso, tantissimi familiari che hanno in quel luogo preciso hanno trovato la forza di raccontare la loro storia, perché il sentiero non è soltanto un sentiero dedicato a mio padre, ma a tutte le vittime dell''Ndrangheta. Mio padre amava tantissimo quella montagna. Effettivamente cambia, dall'angolazione cambia l'aspetto di Pietracappa. Noi non abbiamo fatto altro che seguire quell'esempio, cioè di riappropriarci dei luoghi meravigliosi di questa terra. Ecco, il 22 luglio, che è una giornata importante per la memoria calabrese, Pietracappa si anima tantissimo di persone, ma non di tanti calabresi, purtroppo. E nelle scuole, come dicevo, è un lavoro bellissimo. Facciamo laboratori che durano mesi, e però appunto ti ritrovi anche i figli delle famiglie mafiose o semplicemente anche i simpatizzanti. E in quel caso devi fare un bel lavoro. Dico ai ragazzi: volete unirvi all''Ndrangheta? E loro non mi rispondono, stanno in silenzio. Dico: va bene, se volete farlo avete 3 possibilità davanti a voi. La latitanza, la prigione o la morte. Che cosa scegliete di queste 3 strade? Ed è un momento in cui loro si zittiscono. Morte, sopruso, oppressione. Vita, scelta, libertà.